Allora, prima conferenza ufficialmente da ex giocatore. Mi sa che ti ha fatto un effetto un po' particolare, però ti è stato subito affidato un compito molto complicato, molto difficile e molto stimolante. Sì, mi fa un po' effetto sentire ex giocatore, perché insomma, diciamo che insomma, è una cosa un po' fresca, però insomma, diciamo che il tempo è di voltare pagina. Ho accettato questo incarico con tanto entusiasmo, con la voglia insomma, di ripagare la fiducia che mi è stata posta per un compito, credo, difficile, perché insomma, gli aspetti da migliorare sono tanti, però insomma, credo che sia stimolante, sia un lavoro che, insomma, che mi affascina in questo momento. La tua esperienza al servizio della società che vuole continuare a primeggiare per quanto riguarda il settore giovanile a livelli nazionali, tenendo sempre aperto l'occhio sul tiguglio e sul bacino d'utenza che deve comunque essere una delle colonne portanti dell'Entella. Sì, assolutamente. Il Presidente ha voluto fortemente la mia figura lì all'Academy, proprio per questo. Insomma, l'auspicio è quello di poter mettere a servizio la mia esperienza ventennale nel calcio professionistico, quindi l'obiettivo sarà proprio quello insomma, di crescere sotto l'aspetto educativo, sotto l'aspetto tecnico, per fare in modo che insomma, tutti i ragazzi del territorio possano, insomma, possono crescere e possono migliorare. Ti chiedo anche una battuta personale, come ti stai trovando in questo nuovo panno da dirigente, perché per 15 anni da queste parti, in questo periodo, partivi per il ritiro. Sì, fa un po' un effetto strano, però insomma, purtroppo nella vita non si vive dei ricordi, che sono sempre bellissimi. Insomma, calcio mi mancherà tantissimo, però come ti ripeto, ho fatto questa scelta proprio con la consapevolezza insomma, di poter iniziare un percorso che insomma, mi permette di rimanere nel mondo del calcio e che è la cosa insomma, che mi auguravo di più a fine carriera. L'ultima cosa per quanto mi riguarda, hai avuto modo già di conoscere tanti ragazzi, tanti giovani e hai avuto modo anche di allenarti con quelli che sono stati i protagonisti della primavera dell'anno scorso. Chi è il più pronto secondo te a fare questo mestiere alla grande? Queste domande non mi piacciono mai perché insomma, non vorrei levare niente a nessuno. Credo che ci siano tanti giovani interessanti e se sono in prima squadra vuol dire che sono tutti pronti. E quindi il mio augurio per loro è che possano veramente diventare dei giocatori importanti per questa società. Generale, la tua esperienza in un nuovo ruolo dove pensi di essere più determinante per quello che andrai a svolgere? Cosa hai nella tua testa, nella tua idea, la tua programmazione di far crescere questi ragazzi? Come pensi di poterlo fare? Credo che ho fatto 20 anni di professionismo, ho avuto degli insegnamenti importanti, ho fatto settore giovanile all'Empoli dove mi hanno insegnato tantissime cose, poi strada facendo ne ho imparate altre, quindi credo che si parlerà soprattutto con gli allenatori per quanto riguarda l'aspetto tecnico, educativo, porrò insomma, delle linee guida che mi auguro che tutti seguano. Insomma, l'obiettivo è quello di migliorare tanti aspetti che sono in questo momento migliorabili.